Buon pomeriggio a tutti da Gioia Emilia Romagna e da E da Saulo. Sauro, buongiorno a tutti. Allora, ragazzi, siamo arrivati alla sesta puntata. Impariamo la Costituzione italiana con Sauro. Ricordo che chi non avesse visto le puntate precedenti, basta che sulla pagina Gioia Emilia Romagna scorra indietro e le trova tutte. Allora, oggi, prima di iniziare la diretta, partiamo. Prima di iniziare a parlare, che siamo arrivati all'ordinamento della Repubblica, Sì. dobbiamo parlare del Parlamento. Sì. Mandiamo in onda un bellissimo messaggio del nostro presidente Il nostro presidente. Sandro Pertini. Spero si senta bene, eh? Vado. Sono fedele al precetto di Voltaire ed è questo. Dico ai miei avversari, io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi fino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Cioè io non sono credente, ma rispetto la fede dei credenti. Io ad esempio sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente. Questa anche la fede politica dei fascisti? No, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerata una fede politica. Sembra assurdo quello che dico, ma è così. Il fascismo, a mio avviso, è l'antitesi delle fedi politiche. Il fascismo è in contrasto con le vere fedi politiche. Non si può parlare di fede politica parlando del fascismo, perché il fascismo opprimeva tutti coloro che non la pensavano come lui. Chi non era fascista era oppresso. E quindi non si può parlare di vera fede politica chi opprime le fede altrui e chi combatte. Io combatto, ma combatto sul terreno democratico. Eccoci qua. Buon pomeriggio a tutti. Abbiamo mandato in onda il messaggio del nostro presidente Sandro Pertini, perché secondo me è molto importante prendere atto di questo messaggio. Vero Sauro? Direi. Allora, siamo alla sesta puntata. Spero che si senta bene. Se non si sente bene, ce lo dite, noi alziamo la voce. Allora, siamo alla sesta puntata e vai Sauro, oggi siamo. Oggi parleremo del Parlamento, di come si compone il Parlamento, quali sono le funzioni del Parlamento, dei parlamentari. Sapete che ci sono due camere, Camera dei Deputati e la Camera dei Senatori. Adesso andremo a vedere come sono eletti e come, diciamo, deve funzionare tutta quanta la questione. Allora, incominciamo dall'articolo 55. Dice: il Parlamento si compone delle Camere dei Deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune, eccetera, eccetera, dei membri delle due Camere. Questo qui diciamo per quando si deve instaurare il nuovo, dopo ogni elezione politica, di come si deve instaurare il Parlamento. Benissimo. Allora, passiamo all'articolo 56. Dice: la Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Dopo li spieghiamo, eh. Il numero dei deputati è di 630, 12 dei quali eletti nella circoscrizione estero. Sono eleggibili deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i 25 anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica. Allora, adesso questo qui è un po' più tecnico, però adesso ve lo spiego. Allora, incominciamo dal primo comma. Dice: la Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Io, come ho detto anche negli incontri precedenti, bisognerebbe a questo punto, vista la situazione, ma non da questi ultimi 2 anni, già da un po' di anni, bisognerebbe scrivere era eletta. Perché?
perché quello che avevano previsto i padri costituenti era che il popolo che dovrebbe partecipare alla vita politica, e ci sono gli articoli dedicati, li abbiamo visti, dovrebbe esprimere le preferenze ed eleggere direttamente i propri rappresentanti. Cosa significa suffragio universale? A volontà popolare. Invece oggi che cosa succede? Succede che dei capi partito mettono dei nomi in lista, voi non andate più a votare direttamente il vostro rappresentante, ma in pratica mettete una crocetta sul simbolo del partito e poi diciamo il partito che decide a seconda della lista o delle preferenze sue interne chi deve fare quello, chi deve andare, chi non deve andare, eccetera, eccetera. Quindi praticamente viene a mancare quello che è il dettato del secondo comma dell'articolo 1, che la sovranità appartiene al popolo, che la esprime, diciamo, nei modi e nei cosi usati dalla legge. Però chiaramente dovrebbe essere il popolo ad eleggere direttamente, come dice questo articolo qua, i suoi rappresentanti. Invece praticamente veniamo mediati da dei capo partito e già la cosa non è molto sana. Poi dice... Questo, attenzione, qua è importante perché abbiamo votato per un referendum. Io adesso non voglio esprimere giudizi, però voglio soltanto spiegare il fatto che il referendum sia andato per un verso anziché un altro, che cosa comporterà alle prossime politiche, sempre che ci siano. Dovrebbero esserci nel 2023, però mettiamo un punto interrogativo perché vista la situazione bisogna sempre mettere il forse. Dice... Il numero dei deputati è 630, 12 dei quali eletti nella circoscrizione estero. Allora, da un po' di anni, praticamente ci sono dei nostri connazionali che sono all'estero, sparsi in tutto il mondo. Quindi in queste circoscrizioni 12 deputati che fanno parte della Camera, ma vedremo che lo stesso vale anche per i senatori, praticamente sono all'estero, quindi effettivi nella nostra Camera in Italia sono praticamente 618. Poi dice, vabbè, sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno dell'elezione hanno compiuto il 25esimo anno di età. Allora, adesso mi fermo un attimo sul discorso dei 618, ma diciamo 630, prendiamoli tutti. Allora, la Costituzione è stata promulgata nel 1948, la popolazione italiana nel 1948 era di circa, adesso così ci diamo un po' occhio e croce, 49-50 milioni di italiani, forse anche un po' di meno, ma prendiamo per buono 50 milioni di italiani. Allora, io ho portato una calcolatrice, perché sennò i numeri non dicono mai bugie. Allora, praticamente se noi andiamo a dividere il numero degli italiani che erano presenti sul territorio italiano al tempo della promulgazione e lo dividiamo per il numero dei deputati, adesso lo andiamo a fare. Abbiamo detto 50.000, guardate, 50.000 diviso 630 uguale, vedete? Praticamente vuol dire che ogni deputato, lo vedete quel numero lì? Ogni deputato rappresentava 79.365 italiani. 79.365 italiani, che lo leggo rovescio. Lo leggo rovescio. Quando abbiamo votato il referendum eravamo a 60.000. Allora andiamo a fare questo calcolo qua, guardate. 60.000, giusto per farvi vedere come funzionano le cose, 60.000 diviso 630, vedete, fa 95.000, quindi già sono aumentati di quasi 20.000 unità. Adesso andiamo a vedere invece quando entrerà in funzione il nuovo regolamento con le prossime politiche, cosa succederà? Molto, molto semplice. Sì, perché noi da 630 deputati vanno a 400, giusto? No, vanno alla metà.
vanno alla metà. 400 era il programma della P2. Noi invece li abbiamo dimezzati, quindi dobbiamo fare 630 diviso 2 sono 315. Quindi dobbiamo dividere 60 milioni di abitanti. Adesso mi sa che ho digitato male, fa vedere. No, 6 milioni, 60 milioni. Mi sa che prima, prima avevo sbagliato. È il freddo. Quindi 60 milioni diviso 315 uguale, guardate, 190.476. Praticamente dal numero di prima siamo quasi raddoppiati, se non quasi triplicati. Allora, voi capite che un deputato che deve rappresentare 190.476 individui, voi capite che ha un po' più di difficoltà rispetto al fatto di doverne rappresentare la metà o un terzo. Quindi il fatto di aver dimezzato i parlamentari è stato praticamente un dimezzamento della democrazia, che già era scarsina, praticamente l'abbiamo dimezzata ancora. Allora io pregherei chi ha votato per il sì al dimezzamento che queste cose ci ragionasse sopra, anche se ormai è tardi, però io sono anche convinto che se riusciremo a fare una nuova assemblea costituente potremo riportare le cose a come erano prima, perché quello che dobbiamo capire non è tanto il numero in sé dei rappresentanti in Parlamento, ma quello che conta è la qualità. Quindi quello a cui dobbiamo mirare è la qualità, non tanto quanto guadagna, quanto ci costa. Perché questi, i prossimi che saranno eletti con questi partiti qui, speriamo di no, ma anche se saranno di meno e ci costeranno di meno, ma quando approveranno delle leggi che per il popolo non andranno bene, il prezzo che noi dovremo pagare come popolo sarà altissimo. Quindi la rappresentanza è importante, perché se dimezziamo la rappresentanza vuol dire che dimezziamo la democrazia. Sì. Allora, ok, spero che questo concetto. Sì, poi adesso lo rivediamo. Tanto dice okay. Il Senato, l'articolo 57 dice: il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvo i seggi assegnati alla circoscrizione estero. Solito discorso: ci sono deputati all'estero, ci sono senatori all'estero. Quindi, diciamo, i 315 senatori bisogna toglierne 18 perché sono quelli all'estero. Dice. Il numero dei senatori è di 315, 6 dei quali eletti nella circoscrizione estero. Nessuna regione può avere un numero minimo di senatori inferiori a 7. Il Molise ne ha 2, la Valle d'Aosta ne ha 1. Allora, un'altra cosa. La Camera praticamente viene eletta a suffragio universale, come anche poi i senatori, ma diciamo è eletta su base nazionale. I senatori invece sono eletti su base regionale. E inoltre, adesso qua lo dice, dunque la ripartizione dei seggi, aspetta, saltiamo l'articolo 58. I senatori sono eletti a suffragio universale, solito discorso, è diretto dagli elettori e hanno superato il 25esimo anno di età. Quindi per entrare in Parlamento devono aver superato il 25esimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il 40esimo anno. Quindi in Parlamento, alla Camera, si può entrare dopo aver compiuto il 25esimo anno. Per diventare senatori bisogna almeno avere 40 anni. Okay. Poi vedremo quando sarà il momento del presidente, che bisogna avere almeno 50 anni per essere eletto presidente della Repubblica. Qui vale il solito discorso, i senatori praticamente devono, su base regionale, devono comunque rappresentare la popolazione. Anche qui, avendoli ridotti, addirittura Renzi li voleva eliminare del tutto, quindi pensate un po' alla rappresentanza dove doveva finire. Ma anche qui, avendoli dimezzati, voi capite che la rappresentanza si è dimezzata, per cui ci siamo tagliati così, ridendo e scherzando, una bella fetta di democrazia. Invece, e ribadisco il concetto, dovremmo incominciare a chiedere la qualità delle persone che eleggiamo a rappresentarci in Parlamento. E la qualità
diciamo, l'eletto, quello che vuole essere eletto, se la deve venire a cercare sul territorio, deve incontrare la gente, deve spiegare che cosa vuol fare, sempre riferendosi a quelli che sono i dettami della Costituzione. Perché invece purtroppo in questo momento, se sentite parlare i nostri ministri, i nostri deputati, i nostri senatori, dicono tutto tranne che capire mezza parola di quello che c'è scritto in Costituzione. Non siamo rappresentati assolutamente. Bene, mica tanto. Dice, allora, qui un'altra cosa. L'articolo 59 dice: è senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Tutti i Presidenti della Repubblica, finito il loro settennato, dopo lo vedremo quando faremo il Presidente della Repubblica, sono di diritto senatori a vita, a meno che non rinunzino al loro incarico. Dici: io voglio ritornare alla vita civile, non voglio più avere niente a che fare con la politica, me ne sto a casina mia, nel mio divanino, con la mia copertina, non voglio avere più niente a che fare. Lo può fare. Ma se invece non lo fa, di diritto è senatore a vita. Poi dice: il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita 5 cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Allora, nel settennato del Presidente della Repubblica, adesso lo accenno solo, ma quando faremo il Presidente vedremo meglio, il Presidente può concedere la grazia, può concedere in casi molto particolari, e durante il suo settennato può eleggere, può nominare 5 senatori a vita, chiaramente personaggi che si siano distinti per qualche cosa di importante per la nazione. Allora, diciamo, uno degli ultimi senatori a vita che è stato eletto un certo Mario Monti. Io non so perché è stato eletto, perché credo che per la nazione, più che aver fatto bene, credo che abbia fatto dei danni. E diciamo, i numeri, le cifre e le situazioni lo dimostrano. Però, come detto, il nostro presidente, almeno per me Sabina, rimane Pertini, e tutti gli altri chiudiamo il libro, stendiamo un velo pietoso, stendiamo. Allora, dice la Camera, l'articolo 60, dice: la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per 5 anni. Ecco, e qui fa riferimento, anche qui ve l'ho fatti vedere l'altra volta, guardate, c'è questo qui che richiama praticamente l'articolo 88. Lo vedete lì. Okay. Allora, adesso ve lo leggo tutto, dopo lo spieghiamo. Dice: la durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Di guerra. Quindi noi abbiamo lo stato di emergenza solo in caso di guerra. Quindi quello che stanno chiamando emergenza non è un'emergenza, perché nella nostra Costituzione l'emergenza è prevista solo in caso di guerra. Faccio un piccolo appunto: è stata fatta una delega alla Protezione Civile e alle regioni di emergenza in caso di calamità naturali, terremoti, inondazioni e maremoti. Punto e basta. Non è prevista nessuna emergenza sanitaria. Quindi incominciamo a metterci nell'ordine di idee che questa emergenza è una cosa così campata per aria, va bene? Perché la nostra Costituzione la ammette solo in caso di guerra, non siamo in guerra. Allora, ritorno al primo comma, dice: la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per 5 anni. Questo è importante. Perché è importante? Poi lo riprenderemo anche quando faremo il governo. Perché è importante? Perché quando anche questi decreti con delega che sono stati approvati sul pass, non vai a lavorare se non sei tamponato, se non sei vaccinato, se non sei qui, se non sei là, non puoi entrare, tutte le restrizioni, sono tutti quanti decreti legge fatti con deroga che il governo può fare, ma quando faremo il governo vedremo che il governo ha delle limitazioni nel farlo. Non può fare i decreti legge così, perché le leggi le deve fare il Parlamento, le deve fare, che è la Camera, che è il Senato. Quelli sono le vere leggi, disegni di legge. I decreti legge del governo, poi li vedremo, sono fatti in emergenza. Ma emergenza si intende
guerra, oppure si intendono calamità naturali, terremoti, maremoti e inondazioni. Basta. Come sono passati questi decreti legge? Sono passati con la fiducia. Questa qui è una moda, poi l'ho detto anche in qualche incontro precedente, sono una moda che praticamente va avanti dagli anni 90. Tutti i governi hanno fatto gara per emettere la fiducia. Cosa vuol dire la fiducia? Allora, siccome il governo ha il potere esecutivo che gli è delegato dal Parlamento, quindi deve eseguire, però il governo può anche proporre, diciamo, dei cambiamenti, delle modificazioni. Se il Parlamento le accetta, ok. Se non le accetta, vengono respinte e si fa come si è sempre fatto. Il governo, per, diciamo, poter rafforzare queste sue proposte, a un certo punto, se non è sicuro che la legge passi, pone la fiducia, nel senso che dice: io propongo al Parlamento di votare questa legge, pongo la fiducia, se il Parlamento non mi dà la fiducia, quindi mi sfiducia, questa legge non passa e, diciamo, quello che era una volta quando la politica era un po' più normale, se ne andavano via. I governi cadevano perché non avevano più la fiducia di Camera e Senato. Invece adesso non si sa per quale motivo c'è questo paradigma strano: se non mi voti la fiducia andiamo tutti a casa. Non è vero, è incostituzionale. Ecco perché dobbiamo avere dei parlamentari non tanto quanto ci costano, ma cosa capiscono. Perché se un parlamentare non riesce a capire che la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per 5 anni, rimangono in carica 5 anni. Se tu, governo, non hai la mia fiducia, te ne vai a casa, perché il Parlamento elegge altri ministri, un altro presidente del Consiglio, si rifà un nuovo governo che sta alle regole che detta il Parlamento, che rappresenta i cittadini. Non che se non mi dai la fiducia ci andiamo a casa tutti. Vai a casa tu perché non hai la fiducia dei rappresentanti dei cittadini. Questo dobbiamo capire, perché tutti questi decreti che pensiamo leggi non sono leggi, perché sono incostituzionali, illegittime. Quindi non c'è io ve l'ho detto, quando ci sarà, e speriamo che ci sia una nuova costituente, quando ritorneremo ad un Parlamento normale, tutti questi decreti che sono stati fatti, che sono liberticidi, non ci sarà neanche bisogno di fare un referendum. Questi vanno depennati perché sono illegittimi e incostituzionali. E la Corte Costituzionale dovrebbe incominciare a svegliarsi, incominciare a dire qualche cosa, perché non possono passare delle robe così. Perché delle robe così sono passate nel ventennio fascista. Ma adesso basta, no? Allora, andiamo all'articolo 61. Dice: le elezioni delle nuove Camere hanno luogo... 72, questa è una cosa tecnica. Le Camere si riuniscono di diritto, lo sappiamo. Aspetta, vediamo qualche cosa di più perché è abbastanza lungo la cosa. La giunta Camera adotta il proprio regolamento, la legge determina i casi di ineleggibilità. Aspetta, andiamo avanti, vediamo qualche cosa di più. Ogni membro del Parlamento, l'articolo 67, perché qui c'è stato un po' di discussione, forse magari qualcuno se la ricorda quando c'era il Movimento 5 Stelle su questo articolo qua. Dice l'articolo 67: ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Allora, è importante questa cosa qua, perché dice: ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione, non rappresenta il partito, rappresenta la nazione. L'abbiamo detto l'altra volta, sì, nei rapporti politici, che i partiti sono previsti in Costituzione, le associazioni e tutto quello che ne consegue, ma sono enti privati. Quando l'eletto dalla popolazione, dal popolo, va in Parlamento, le decisioni che prende, cioè quello che vota o le leggi che propone, devono essere a vantaggio di tutta la nazione, non rappresenta il partito dal quale proviene. Questo è importante capirlo, ma è importante anche per noi che siamo elettori,
Perché se un nostro rappresentante di un nostro partito fa qualche cosa che è contro, è solo a vantaggio del partito proprio, ma è contro il resto, non deve passare. Sabina ha fatto bene a farvi sentire quel discorso prima di Pertini, perché quel discorso prima di Pertini si riferiva anche a questa cosa qua, cioè la democrazia deve riguardare tutti, non perché sei una maggioranza, sei una minoranza, la democrazia deve cercare di proteggere e salvaguardare tutti, perché se no, se non protegge tutti, facciamo l'apartheid, facciamo le leggi razziali, chi è di serie A, chi è di serie B. Quindi il parlamentare, quando è eletto, deve prendere delle decisioni che riguardano la nazione. Ecco perché ha grosse responsabilità, non che vado là a scaldare una sedia perché prendo lo stipendio. Il mero stipendio dice poco, è quello che decidi, è quello che proponi che conta per la nazione, per il progresso, per lo sviluppo e per il futuro delle generazioni. Perché se come in questo periodo qui prendete delle decisioni sbagliate, la nazione va a fondo. E noi, che siamo il popolo, dovremmo dirgli alt, tu lì non vai più bene, dovremmo protestare. E invece andiamo via con le orecchie basse, ma sì, ma tanto cosa vuoi fare? Guardate che il popolo può fare molto. Ricordatevi che Vox Populi, Vox Dei. Allora, l'altro dice, ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Ecco, il discorso del vincolo di mandato, qui bisognerebbe aprire una discussione molto ampia, adesso non ce n'è il tempo, perché dovrebbe essere delegato al fatto che, appunto, come dicevo prima, il rappresentante dovrebbe essere una persona di cultura. Vi ricordate nel primo incontro, io ho detto prima la filosofia, poi la politica, poi l'economia e forse anche no, la finanza. Perché chi va in Parlamento deve anche avere una visione filosofica di quello che deve essere la vita in una nazione. Quindi certo che non ci deve essere il vincolo di mandato, perché non devi essere obbligato. Ma quando tu mi fai una campagna elettorale e mi prometti certe cose, poi non puoi andare in Parlamento e fare esattamente il contrario, perché vuol dire che hai tradito la mia fiducia, che ti ho dato il voto, ma hai tradito anche la tua coscienza. Quindi una persona elevata queste cose non le fa, ma in questo momento non abbiamo persone elevate in Parlamento, abbiamo delle persone che sono rasoterra, sono un po' sottotraccia. Ecco perché le cose, non è tanto il numero, ma va cambiato proprio la mentalità. Ma anche noi come popolo dobbiamo cominciare a cambiare la mentalità di come leggiamo e di come vediamo i nostri rappresentanti, perché sennò questi fanno quello che vogliono. Allora, vediamo un altro... Sì, infatti io mi sono sempre chiesta, anche per dire il Movimento 5 Stelle, che quando è stato eletto aveva promesso, portava in giro la Costituzione. Certo. Dopo, quando al momento che è stato eletto, non ha portato avanti il programma, perché mi ricordo che andava nelle piazze. Certo. E allora, perché se io ti eleggo e poi tu fai il contrario, secondo me non dovresti più star lì, dovresti tornare a casa. Infatti, ma qui dovrebbe essere, adesso lo vedremo quando faremo il Presidente della Repubblica, il Presidente della Repubblica, che è il garante supremo della Costituzione, dovrebbe dire, cari signori, io adesso sciolgo le Camere, vi rimetto nelle mani degli elettori, così saranno loro a decidere se avete operato bene in questi anni, se avete operato bene o se avete operato male. Ma io le Camere le sciolgo, perché voi state andando contro la Costituzione. Ma qui... come ti ripeto, per me te è l'ultimo presidente, è stato Sandro Pertini. Il resto è notte. Bene. Vai. Allora, dov'è qua? Aspetta che volevo leggere ecco, ad esempio l'articolo 70, brevissimo, sono due righe, ma ribadisce un po' i concetti. Dice: la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Ripeto, la funzione legislativa è esercitata dalle due Camere. Le leggi, il governo propone leggi in via del tutto eccezionale, va bene? Quindi il discorso del decreto legge deve essere una cosa eccezionale, ma non che ci si inventa un'emergenza, ci si inventa qualche cosa per poter dire, essendo in emergenza, allora anch'io governo, prendo il potere assoluto e faccio leggi. No, non è così, perché un Parlamento serio dovrebbe dire: non siamo in emergenza,
non siamo in emergenza perché non c'è il concetto della proporzionalità, e quindi le leggi le faccio io che rappresento il popolo. Tu esegui. Se hai qualche proposta buona, la discutiamo, la votiamo se è buona. Se no, niente. E se insisti, vai pure a casa, vai. Ok? Allora, l'articolo 71, ecco, sentite cosa dice. Dice, anche qui, va capito, dice: l'iniziativa delle leggi appartiene al governo e a ciascun membro della Camera e agli... adesso non vedo bene... E dagli organi ed enti ai quali sia conferita la legge, da legge costituzionale. Esatto. Poi dice: il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta da parte di almeno 50.000 elettori in un progetto redatto in articoli. Cioè praticamente ci possono essere delle leggi di iniziativa popolare, si raccolgono le firme, si stila una legge da far discutere in Parlamento. Allora, anche qui dice: l'iniziativa delle leggi appartiene al governo, ma guardate, c'è 87.2, si vede? Sì, credo di sì. 87, no, 87.4. Sì, adesso oggi devo mettere gli occhiali. Che praticamente rimanda a un articolo che vedremo più avanti, che riguarda appunto i casi dei decreti legge, quando il governo può proporre delle leggi attraverso dei decreti. Non è che il governo, come adesso, fa le leggi. Praticamente negli ultimi 2 anni, ma anche di più, le leggi sono solo di iniziativa governativa. Non è così. Il Parlamento non sta funzionando normalmente, non sta proprio funzionando. L'iniziativa delle leggi appartiene alle due Camere. In via del tutto eccezionale il governo può proporre qualcosa, ma qui il governo praticamente ha preso in mano tutto quanto e il Parlamento è succube. Siamo in una situazione che è semplice definire di dittatura, perché è nelle dittature che c'è un dittatore, uno, che fa votare quello che decide al Parlamento. Il Parlamento si inchina e vota tutto. Una volta in Argentina c'erano gli alzamanos, anche qui ormai abbiamo gli alzamanos, perché tutto quello che viene dal governo votano tutto, o facendo finta di discutere. In pratica poi l'opposizione non c'è neanche più, sono tutti insieme al governo, quindi non si danno addosso uno con l'altro. Dice, aspetta che vediamo un po' di saltare, perché sennò sono lunghissimi. Ecco, anche qua, ad esempio, l'articolo 73 dice: le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla sua approvazione. Se le Camere, ciascuna maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilita. Cioè, anche qui, l'urgenza, nella nostra storia, anche recente, del nostro Parlamento, ci sono state delle leggi che sono state passate Camera, Senato, Camera, nel giro di 20 giorni, quindi non è vero che con il bicameralismo le cose vanno per le lunghe. Anche il Parlamento, se vuol fare delle cose velocemente, le fa, capito? Non c'è bisogno di fare i decreti d'urgenza. Anche in un iter normale, se il Parlamento ritiene che quella legge sia valida, si fa presto, non si fanno ostruzioni con gli emendamenti, con tutte quelle cose che si fanno in Parlamento, nel giro di 20 giorni, anche prima, si approvano, quindi le cose si possono fare. Un'altra cosa, dice: le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il 15° giorno successivo dalla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. Ecco, un'altra cosa, non so, forse negli incontri precedenti ve l'ho detto, quando vengono fatte le leggi, dice: è stata approvata la legge, benissimo, dopo 15 giorni una legge che entra in vigore deve essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Abituatevi ad andare a vedere in Gazzetta Ufficiale, non quello che dice il giornale, la televisione, il giornalista, forse. Quello che conta è nero su bianco, nero su bianco. Se è pubblicato in Gazzetta, la legge è entrata in vigore. Se non è pubblicato in Gazzetta, la legge è sospesa. Poi dopo magari potremo parlare anche dei decreti attuativi, perché ci sono un sacco di leggi che sono state votate, che sono state pubblicate in Gazzetta, ma siccome sono leggi che, diciamo,
hanno bisogno anche di un supporto economico, sono lì sospese perché non c'è il decreto attuativo. Quindi è importante andare a vedere se effettivamente entrano in funzione, perché sì, è passata la legge, ma se non è nero su bianco, la legge non ha valore, non ha vigore. Allora, poi dice l'articolo 74: il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. Allora, le Camere approvano una legge, ma siccome il Presidente della Repubblica è il garante supremo della Costituzione, il Presidente, diciamo, in questo caso può fare un monito, diciamo così, no? Può dire: ragazzi, rivedetela bene, perché secondo me in questo punto, in quest'altro punto, quella virgola lì non è molto conforme a quello che è, diciamo, il dettato costituzionale. Quindi ve la rivedete e poi dopo ve la ridiscutete, ve la riscrivete e poi me la riproponete rivista e corretta. Questo è, diciamo, un potere importante del Presidente. Invece si ha sempre l'impressione che il Presidente, poverino, sia uno messo lì, gli danno sotto un foglio e lui firma senza guardare. Forse negli ultimi anni, negli ultimi decenni sì, però quando i presidenti erano un po' più seri ci guardavano. Ed è importante, perché lui è l'ultimo garante. Può anche chiedere consulenza alla Corte Costituzionale, può anche tenerla sospesa la legge, perché se, come ripeto, se non è conforme con i 12 articoli fondamentali, quella va ridiscussa, va rimodificata. Non si possono approvare le leggi così, perché dopo, una volta approvate, è il popolo sulle proprie spalle che le sopporta. E quindi, siccome i parlamentari rappresentano la nazione, ma anche il presidente, che è il primo cittadino, prima di firmare una cosina bisogna pensarci, signor Mattarella, prima di firmare certe robette, magari leggersele o capirle o dire: ma saranno conformi alla Costituzione? Vabbè. Ultimamente poco. Poco. Allora, ecco, ad esempio, l'articolo 76, sentite cosa dice: l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto nel tempo limitato e per oggetti definiti. È chiaro? Cioè, tu, signor governo, non puoi far tutte le leggi e poi le porti là, gli metti la fiducia, perché questi quattro maramau te le votano tutte. Cioè, tu puoi fare dei decreti una tantum per argomenti e per un tempo limitato. Non puoi dire: c'è l'emergenza da 2 anni, ma siamo fuori, strafuori dalla Costituzione. E qui una Corte Costituzionale, un Presidente doveva già intervenire. Cioè, se qualcuno ancora non si è accorto che siamo in una dittatura morbida, ma siamo in una dittatura, leggetevele queste cose qui, cerchiamo di avere un pochino di senno, perché altrimenti questi fanno quello che vogliono, ma col nostro consenso. Dunque, dice l'articolo 77, ribadisce ancora, dice: il governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quindi, signori deputati, signori senatori, voi il governo lo potete stoppare. Lui pone la fiducia, allora voi gli fate presente l'articolo che abbiamo letto prima: noi stiamo in carica 5 anni. A te, governo, ti abbiamo nominato noi. Se fai quello che diciamo noi, stai lì. Se non fai quello che diciamo noi e la tua fiducia, la nostra fiducia non ce l'hai, te ne vai a casa, signor Draghi. Fai le tue valigine, i tuoi scatoloni, sgombri la scrivania e te ne vai a casina. Questo dovrebbe fare un vero Parlamento. Avete capito perché siamo in una dittatura? Poi dice: quando in casi straordinari di necessità e di urgenza il governo adotta sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere, che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni. Allora dice:
Se per caso in Parlamento litigano o il Presidente della Repubblica le ha sciolte perché ha detto adesso vi rimetto nelle mani degli elettori, se dovesse capitare un'urgenza e il governo, perché chiaramente deve fare le funzioni amministrative finché non ci sarà un nuovo Parlamento, chiaramente emana qualche cosa di urgente, anche se il Parlamento è sciolto, può votare qualche cosa di urgente che rappresenti la nazione. Ma questi sono casi eccezionali, capite? Qui invece hanno trasformato l'eccezionalità nella normalità. Ci sembra tutto normale che questi facciano leggi, facciano quello che vogliono, è un Parlamento che sta zitto. Non è normale. No. Bon. Cosa facciamo? Allora, no, adesso vediamo se c'è qualcuno che vuole rispondere. Penso che Sauro ci abbia fatto proprio capire bene dove stiamo andando, dove siamo arrivati. Quindi, per chi non avesse visto il discorso che abbiamo mandato iniziale del nostro presidente Sandro Pertini, lo ha detto anche lui. Quindi, ragazzi, qui se andiamo avanti così, la dittatura sta prendendo piede. Non dobbiamo, soprattutto nel 2021, che dovremmo avere un ragionamento, perché è la nostra storia, un discernimento, dovremmo avere capito in fondo discendiamo adesso, mica per niente. Io guardavo un po' di tempo fa un testo in ebraico e sapete, adesso io vi faccio ridere, ma è così. Sapete in ebraico che cosa significa Italia? No, tu non lo sai, so. Non lo sai. No, non lo so, questa la voglio sapere. Dai, diccela perché sono curiosa. In ebraico Italia significa l'isola delle lacrime divine. E non a caso, perché in questa nostra nazione, guardando alla storia, soprattutto il Rinascimento, ma anche più indietro del Rinascimento, noi qui abbiamo avuto dei pensatori, abbiamo avuto, diciamo, dei personaggi come Giordano Bruno, come Pico della Mirandola, come Leonardo da Vinci e tantissimi altri, che veramente hanno dato un lustro, una capacità di pensiero alla nostra nazione che altre nazioni non hanno. Vi siete mai chiesti perché in questo stivale il 70% del patrimonio culturale e artistico è tutto concentrato in questo stivale? Cioè, il mondo è grande, eh? Certo. Eppure in questo stivaletto, perché questa nazione qui, ed è per quello che è stata presa di mira come capofila per questo esperimento genetico e di ingegneria sociale, questa nazione qui, se lo vuole, ha delle capacità enormi. Questa nazione qui, se si sveglia, può diventare veramente il faro del mondo, come lo è stato nel Rinascimento. Cioè, noi siamo figli di quella gente là, ci siamo dimenticati. Cerchiamo di ricordarcelo. Allora, adesso andiamo a rispondere a un po' di domande, non ce ne sono tante. Allora, unico e solo. Soprattutto sull'argomento, non chiedetemi più dei vaccini, perché mi rifiuto. Se vuoi rispondere a te, io mi rifiuto di parlare. Non voglio più toccare l'argomento. Unico e solo il nostro presidente. Allora, la Corte Costituzionale per due terzi è eletta da quelli che stanno al governo, sì. Quindi possiamo anche bypassare. È vero. Infatti la nostra Corte Costituzionale per il 75% è di nomina politica. Un problema. È vero. Sono pienamente d'accordo. Il discorso che ha fatto lei è pienamente giusto, è perfettamente ragione, giusto. Allora, da tanto tempo ho perso fiducia nella politica. E chi non l'ha persa? Non mi sa che abbia perso tutto. Lo capiamo. Secondo la Costituzione il popolo è sovrano, ma anche questo non corrisponde. Siamo impotenti. Cosa fare? Allora, cosa fare? Innanzitutto, come detto anche negli incontri precedenti, come detto anche in piazza, incominciamo, se vogliamo lottare per i nostri diritti, per riportare la situazione, diciamo, a un punto normale, dobbiamo conoscere i nostri diritti, perché non si può, come spesso dico, non si può lottare per qualche cosa che non si conosce, bisogna lottare per qualche cosa che si conosce, ma la conoscenza chiaramente richiede un po' di impegno. Ma ricordatevi anche che la conoscenza e la consapevolezza allontanano la paura. La prossima volta, se mi ricordo, vi porto qualche cosa scritto da Meyer Amschel Rothschild,
il generatore della famiglia Rothschild bancaria. Vi leggerò qualche cosa e poi capirete. Al punto 1 si domina con il terrore e la paura, ma il terrore e la paura viene quando non c'è la conoscenza, quando non c'è la consapevolezza, allora si ha paura di tutto. Ma quando si è consapevoli dei propri diritti, la paura passa. Allora, quello che state facendo è molto importante. Morbido un piffero, perché tu prima mi hai detto che era morto. Che cosa è morbido? La politica, no? Cos'è che dicevo? Insomma, vabbè, la dittatura morbida. Ecco. Sì. Il presidente della Repubblica non conta più nulla. Perché non vuole contare nulla. Non vuole contare nulla. Poi adesso dobbiamo eleggere il nuovo presidente. No, ecco una cosa. Allora, se questo governo non è stato eletto dal popolo, perché è lì che non è stato eletto dal popolo, come fa questo governo a eleggere un presidente della Repubblica? Perché potrebbe teoricamente. In teoria non potrebbe, hai fatto un'osservazione giusta, perché chiaramente è tutto quanto illegittimo ed illegale, è tutto un proseguimento così sul filo del rasoio, ma questo qui deve suonare il campanello d'allarme, di capire che se non riportiamo la situazione ad una normalità, tutto quello che ne consegue è tutto anormale. Anche la situazione che stiamo vivendo è anormale, perché non c'è la proporzionalità, perché non c'è proprio neanche la scientificità. Addirittura un giorno vanno in televisione e dicono una cosa, il giorno dopo ne dicono un'altra, poi sì, poi no, poi adesso così, poi adesso cos'ha. Cioè, voi capite che campano alla giornata, ma perché noi gli permettiamo di campare alla giornata. Ma questo qui, quando ci saranno le prossime elezioni nel 2023, questo deve preparare il popolo a discernere, a dire: ma io da chi voglio essere rappresentato? Da gente che mi va a scaldare una sedia perché c'ha la giacca e la cravatta, o da gente che magari ci va in maniche di camicia ma sa che cosa dice e sa che cosa deve fare? Perché quella è la differenza, e non è tanto se guadagna poco o guadagna molto, quello è relativo. Perché, come dico adesso, se lo faremo in primavera, chi avrà voglia di partecipare a qualche cosa sull'economia, sui bilanci dello Stato, quelle sono ma neanche briciole. Ma quello che conta è quello che queste persone decidono. Ma altrettanto importante, ecco perché è stato un errore dimezzarsi i parlamentari, perché il parlamentare deve avere sempre il riferimento con il territorio, e il territorio deve pretendere che il parlamentare venga a spiegare le cose che fa, perché altrimenti, se c'è questo scollamento, quello va là, non rappresenta nessuno, deve solo praticamente fare contento i capi di partito e non rappresenta più il popolo. Invece no, lui è là per rappresentare il popolo, ma se il popolo non gli dice: ascolta caro, vieni qua perché abbiamo bisogno di parlarti, voi capite che se mettiamo il parlamentare in queste condizioni qui, prima di prendere le decisioni ci pensa, perché poi sa che quando ritorna nel suo territorio c'è la gente che lo incontra per la strada e gli dice: ascolta, perché tu hai fatto quello? Perché hai deciso quell'altro? Io sono il popolo sovrano, tu devi sempre riferire, devi, non che vai là, sei delegato e fai quello che vuoi. Avete capito perché è importante? Ma noi per primi dobbiamo capire queste cose, perché se per primi non capiamo queste cose, come facciamo a dire al parlamentare se ha fatto una cosa giusta o ha fatto una cosa sbagliata o ci sta rappresentando o meno? Non ci capiamo niente. La stessa cosa lo possiamo fare con i nostri comuni. Se noi reputiamo che i politici che sono nei nostri comuni, il sindaco che è stato eletto, l'amministrazione, se noi riteniamo che ha fatto qualcosa nella nostra città che va contro il bene comune, soprattutto la Costituzione, dobbiamo essere noi ad andarglielo a dire se lui non se n'è accorto o ha fatto finta di non accorgersi. Voi pensate quello che abbiamo detto non la volta scorsa, l'altra volta ancora. Questo signore messo lì, che fa il presidente del consiglio, ha fatto votare praticamente il decreto concorrenza. Il decreto concorrenza vuol dire che gli enti pubblici devono mettere sul mercato tutte quelle che sono le multi utility.
Allora, e se non lo fanno, devono giustificarsi. Allora, se siamo un popolo, noi dovremmo andare ognuno di noi dai propri sindaci e dire: ma tu hai veramente intenzione di mettere in mano al pubblico, che poi ci speculerà fino all'osso, quello che è di tutti, quello che, diciamo, deve mantenere un'amministrazione locale? Ha intenzione di far quello? Perché ci dobbiamo ribellare tutti quanti, perché se andiamo a finire in mano ai privati, già ci siamo con le banche, già ci siamo con i servizi. Pensate soltanto al referendum dell'acqua pubblica, l'abbiamo detto un po' di tempo fa, perché le bollette arrivano ancora da ERA? Se gli italiani hanno votato un referendum e hanno detto vogliamo l'acqua pubblica, perché arrivano dai privati le bollette? Perché stiamo zitti. Allora, voi capite che se vogliamo veramente cambiare questo paese, dobbiamo noi per primi cambiare mentalità, perché se non capiamo certi meccanismi, questi faranno sempre quello che vogliono. Ok. E non lo possiamo votare noi il Presidente della Repubblica? Allora, mi candido. No, allora, non lo possiamo votare perché sennò dovremmo cambiare la Costituzione da, diciamo, una democrazia. Dovremmo andare praticamente a un presidenzialismo. Ma per andare al presidenzialismo bisogna cambiare tutti i pesi e i contrappesi. No, io non voglio cambiare la Costituzione, ecco. Io voglio solamente che questo Parlamento non elegga un Presidente della Repubblica. Purtroppo, io vorrei che se ci fosse qualcosa da poter fare, da tenere stand by finché non si varrà le elezioni, perché io non lo so chi mi eleggono. Io non mi fido di chi mi eleggono. Lo so, ma d'altronde purtroppo il settennato scade, siamo praticamente al terzo mese, secondo mese, mi sembra, del semestre bianco, e questo qui praticamente fra 4 mesi se ne deve andare. Allora via. Non possiamo stare senza presidente, oppure eleggere, non lo so, perché un io presidente, non... Allora Sabina... Allora, io non voglio, allora, io voglio il mio centro per te. Allora, siamo entrati purtroppo in una marmellata. Un presidente ci vuole, perché quando arriverai nel 2023 è il presidente che dovrà sciogliere le camere, perché se non c'è un presidente della Repubblica, non andiamo alle elezioni. Cioè, tu capisci che ci siamo andati ad invischiare in una cosa pazzesca. Però ricordatevi una cosa, che chiunque andrà a fare il presidente della Repubblica, ricordatevi una cosa però, che il popolo rimane sovrano, perché sì, ci potrà anche essere quello là che sta facendo il diavolo a quattro per fare il presidente della Repubblica, e anche quell'altro piccolino tutto di plastica che vuol fare il presidente della Repubblica, ma ricordatevi che se il popolo si sveglia, anche per i presidenti della Repubblica, anche per i deputati, le cose cambiano, perché tu, presidente della Repubblica, stai attento a metterti contro un popolo. Quindi stiamo con le orecchie dritte. È certo che dobbiamo eleggerlo un Presidente della Repubblica, ma se quello che sarà eletto Presidente della Repubblica nel 2023 non scioglierà le Camere, popolo, svegliamoci, perché vogliamo andare alle elezioni, ma con qualche cosa di nuovo. Ci dovrà essere una nuova Assemblea Costituente, ci dovrà essere qualche cosa, perché questi 2 anni di esperienza all'inferno ci devono aver insegnato qualcosa. Se c'è un popolo sveglio, svegliamoci, muoviamoci. Allora, io direi di far basta, perché sono già 53 minuti. Sì, non so se c'è qualche altro. Vediamo cosa dobbiamo fare. Allora, cosa dobbiamo fare? Perché non riescono nessuno ad intervenire? Non capisco perché dobbiamo. Perché dobbiamo intervenire noi. Ribadisco l'ultimo concetto. Incominciamo intanto a studiare queste cose qui, a capirle, ad informarci, a capire come deve funzionare una nazione, come deve funzionare un Parlamento, perché i poteri dello Stato devono essere separati, perché i nostri costituenti nei fondamentali hanno messo la Repubblica riconosce e non hanno messo lo Stato. Questo l'abbiamo detto negli incontri precedenti, la differenza fra Repubblica e Stato, c'è una bella differenza. Quindi incominciamo a capire questi concetti, perché se saremo fra 2 anni, se saremo un popolo maturo che capisce questi concetti, probabilmente anche le scelte che faremo saranno molto diverse, capito? Perché se incominciamo a capire che tutti i partiti che sono in questo momento al governo
e anche la finta opposizione è tutta roba che per 2 anni ci ha preso in giro, ma anche prima di questi 2 anni hanno promesso un sacco di cose e non hanno mai fatto niente. Se incominciamo a capire questi concetti e a slegarci dal fare il tifo per una parte o per l'altra, il tifo si fa per le squadre di calcio, il tifo, io lo dico sempre, non è né ragionato né ragionevole. Qui non è questione di fare il tifo, qui è questione di capire che una nazione deve prosperare tutta, non solo una piccola parte, perché se prospera una piccola parte, l'altra più grossa fa la fame. Quindi o ci salviamo tutti, perché capiamo tutti che ognuno aiuta l'altro, spiegato nell'articolo 2 e 3, la mutualità, allora diventiamo una nazione che può essere un esempio per il mondo. Ma se invece continuiamo ognuno nel mio orto, questi fanno quello che vogliono perché siamo disgregati. Incominciamo a capire queste cose perché dobbiamo essere una nazione unita attorno a questa carta costituzionale. E chi la trasgredisce deve essere bandito. Allora, con questo io direi che dobbiamo fare gli auguri anche di Natale. Sì, facciamo anche gli auguri. Dai, ragazzi. È Natale, vogliamoci bene, abbracciamoci, stiamo con i nostri parenti, scambiamoci regali, facciamo tutto quello che un Natale vuole. Vogliamoci bene e abbracciamoci. E abbracciamoci, è vero! Allora, buon Natale a tutti, buon Natale a tutti, e non abbiate paura di pronunciare la parola Natale, visto che qualcuno voleva che questa parola non fosse molto pronunciata. Natale significa nascita. Incominciamo ad avere come faro illuminante la nascita di qualche cosa di nuovo, a cominciare da ognuno di noi. Auguri a tutti. Ciao, ciao, buon Natale. Ciao da Gioia Emilia Romagna e Sauro. Ciao.